Buongiorno a tutti, siamo qui con Bon Giovanni, uno dei protagonisti in Fossano Cuneo. Oggi rientro in campo, gol, è stata una partita molto intensa. Ti chiedo sensazioni dopo questo match. Era importante portare a casa i 3 punti, era importante tornare gol e tornare in forma soprattutto. Sì, assolutamente. È stata una bella partita da entrambi i fronti. Cuneo ci aspettavamo, è una grande squadra che è in grande forma e noi siamo partiti benissimo, abbiamo approcciato bene la partita, siamo partiti con subito il gol e poi secondo tempo comunque non abbiamo abbassato la guardia e siamo andati in vantaggio di nuovo e comunque partita combattuta e siamo soddisfatti di questi 3 punti. La cura Merlo di fatto sta funzionando, ne parlavamo anche prima con l'allenatore. 6 vittorie nelle ultime 7, ti chiedo anche come stai vivendo sullo spogliatoio anche con l'allenatore nuovo. No, assolutamente stiamo facendo una striscia positiva, dobbiamo continuare così. E vi trovo benissimo, il gruppo si è unito ancora di più nel girone di ritorno e questo si vede poi in campo contro le squadre, contro questi scontri diretti che abbiamo fatto, ma adesso soprattutto bisogna unirci ancora di più nelle prossime. E comunque io arrivo da un infortunio, però comunque sempre lì presente il gruppo che a sostenerli e adesso vediamo di portare a casa anche le prossime partite. Esatto, ti chiedo come stai adesso tu dopo l'infortunio? No, adesso mi sono ripreso ed erano 3 settimane che non giocavo e facevo allenamento differenziato, però ho recuperato al meglio, ecco. Ti chiedo solo più questo, Fossano che si iscrive di fatto ufficialmente alla corsa in avanti nella classifica, siete rientrati nella zona playoff che era l'obiettivo principale, ti chiedo nello spogliatoio c'è questa voglia di forse fare qualcosina in più, provare a sognare in grande Sì, quest'anno? sicuramente. Noi siamo lì adesso, dobbiamo continuare a sognare in grande e ogni partita approcciarle al meglio e poi quando dai il massimo le cose vengono di conseguenza e speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Grazie mille. Grazie a voi.